Ah, finalmente, guardate che roba. Guardate il fantasticismo, scusate il riflesso del sole, guardate che bello. Siamo nel punto di confine tra Parzanica e Taverno Bergamasca. E oggi ci fermiamo qua a pescare col magnete. Non so quanta roba ci si possa trovare, questa qua è un'area di pesca subacquea, quindi boh. Vediamo un attimo, ci fermiamo un po' qua, poi eventualmente prendiamo la macchina e ci spostiamo giù dall'altra parte. Speriamo bene. Guardate. La canna della corda si è trascinata 21 amo, figo. Preso su una bucata, tirarlo via questo qua adesso che panico. Sembra ci sia già qualcosa di corposo attaccato. Primo lancio. Non ci credo, fischia. Che cazzo è sta roba? È un manubrio. Primo lancio. Cioè, veramente. È un manubrio di qualcosa. Ma non ci credo, fischia. Ok, l'inizio è promettente. Oh, ancora un pezzetto di qualcosa. A vedere. Una banalissima barrettina di ferro. E qualche scorietta. Ci sta, ma cazzo, ma con il volante qua. Sembra uno di quegli attrezzi da palestra. Sotto costa c'è un chiodino. Può vedere? Aia. Solito pezzi di fil di ferro. Questa è una qualcosa per inchiodare la roba al muro. Solo perché la mia è ancora in garage. Sta prendendo quelle botte, quel magnete qua. C'è attaccato qualcosa, che non comprendo. No! No, l'autoradio! No, gli adattatori per il digitale. La prima volta che ne becco uno. Ma dai, è schifo la vita. Ho beccato qualcosa. Ma che diavolo. Cosa sta succedendo quel lago qua? Queste cose sono supporti per schede. Sono dei rifiuti elettronici qua che non dovrebbero esserci, te lo dico io. Ecco, poi coperchietto. Ma guarda che è una cosa. Un tablet! Quel che resta di un tablet. Ok, coperchio. E questo qua che non so cosa sia. Una scatola di biscotti. Un coperchio di una scatola di biscotti. Attenzione, attenzione. Ma che cazzo?
pezzo di forno a microonde. E anche questo. Chiodino, bullone, un anello di catena. Ok, ho preso ancora qualcosa di grosso. Di grosso, di grande. No. Un orologio molto vintage. Ho preso qualcos'altro che sembra un decoder o un lettore DVD. Aspetta, eh. Ecco, cosa vuol dire? È un lettore DVD della Telesystem. Lo tengo in parte se vi serve. Sì, cosa vuol dire? DVD player anche questo. Ma che schifo! Forse un pezzo, ho preso due scatole di tonno. Può darsi. Tonno Capri! Vabbè. Marca mai sentita? Pezzo il tuo? Ah, fammi tirare fuori il gancio, va che vediamo se diciamo tiro su queste due schede elettroniche qua sotto che hanno dei fili sporgenti. Eccola. Eccola, una. Riconoscete il tipo di scheda, ragazzi? Deve essere quello del tablet? Può darsi, no, mi sembra troppo grande. No, troppo grande, qualcos'altro. Ho visto un'altra scheda prima. Dov'è? Un po' più in là. Però è un po' infossata sotto dei sassi. Non sono sicuro che riusciamo a prenderla. Però su muovere un po' il fondale sicuramente non farà male. Troppo in là, troppo in là, troppo storto. Ah, niente, l'ho soltanto girato. Vaffanculo. E poi là c'è un'altra roba che sembra un nastro. Nastro, un pezzo di nastro asportatore, un telo. Proviamo. Troppo, troppo, troppo. Torno indietro un pezzo. Bravo. Sarebbe una bella cosa riuscire a tirare fuori il tappeto. Portarlo via un'altra roba. Sono due tappeti, cazzo! No, sono due tappeti! Non ci credo! Uè, uè, uè. Guardate! Era una televisione questa! Piano! No, no, no! Piano!
L'avevano buttato perché è una marca di merda, probabilmente. Non era una buona scusa per buttare nel lago. Ma non ci credo più la televisione. Non so se ridere o se piangere. Che cazzo ho avuto sta cosa? Facciamo così, mettiamola qua intanto. Quanti di voi hanno preso una televisione, ragazzi? Chiodino. Chiodi, questo qua sembra una clip di qualche genere. Oh, attenzione, ho beccato un'altra scheda. Guarda qua. No! No, maledetta! L'ho staccata. Con calma. Là. Un hard disk. Non ci credo. Ho preso un altro lettore DVD. Quel tratto qua di lago è qualcosa di malato. Il tubo. Niente di che. Non è un lettore DVD questo qui. Non so, non riesco a capirla. Iobono, che schifo. Questo qui che... Non so cosa sia. Sembra una resistenza di qualche forno. Ancora un pezzo di... Ah, tondino, tondino, easy. E lì sotto c'è ancora qualcosa di quadrato. Non capire se... Bah! Cosa sono? Atena già pronti. No, sì. L'insalatissima di tonno. C'è già dentro tutto pronto. C'è sotto qualcosa di ferroso, di ferro lì va. È talmente piantato giù che il magnete non riesce proprio a smuoverlo. Direi facciamo ancora un paio di lanci qui, poi ci spostiamo. Ma tu sai che il grosso che c'era da prendere, quello l'abbiamo preso ormai. Ah, c'ho su. C'ho su? Che l'è? Ok, dai. Direi che possiamo spostarci. Possiamo andare più in giù. Ok, ora, quella roba qua.
anche questa. Vedrò di ammucchiarla tutto lì dove c'è il cartello. Poi, come al solito, manderò una foto per chiedere il recupero al comune. Ok, vi ho detto che ci saremmo spostati, infatti eccoci qua, siamo all'imbarcadero di Riva di Solto. Siamo già stati qua, con Magnete Vecchio. Proviamo qua di nuovo. C'è qua qualcosa, attenzione. Non è resti di me. Lo fai magnetite. Boh, sembra un chiodo. Un pezzo di lamiera. Oh, magnetite e scorie. Che bella. Coperchio di prodotto pastorizzato sottovuoto, non so cosa sia. Ancora due coperchi di latte. Che schifo! Che cavolo c'è dentro? Lenze, pezzi di straccio e pezzi di ferro tutto legato insieme. Anche la roba di cantiere. Buona continuazione, Grazie buona mille, giornata. salve. A vedere ancora. Tubi batteria. Maledette le batterie. No, è caduto ancora, vaffanculo. Che idiota, ho mancato il secchio. Cantieristica. Roba di ferro. Ecco ancora. Roba di cantiere anche Ma questa. come fa a attaccarsi? Beh, Perché ormai. sono calamitati, Questa cioè c'è il qua, questo qua è ferro, ferro, questa qua è una calamita. è ferro. Sì, tutto ferro. È rimasto attaccato ancora qualcosa. Bah. Chiodo di filo di ferro e melma, troppa melma per i miei gusti. Una chiave. Ah, la graticola, non ho riuscito a capire. Allora, via lei. Rimane mai incastrata la. Mi è successo una volta, ho pianto lacrime amare, ma a forza di tirare un po' da una parte e un po' dall'altra sono riuscito a tirarlo via. Veramente ho sempre una paura, a me che mi si blocchi sotto da qualche parte. Però finora mi è andata bene. Altre cose interessanti da affrontare che sono poi questo qua che è un semplice bacchetto di ferro, questo qua che non so cosa sia, e le alghe. Forse c'è qualcosa di corposo. Questo non l'ho mai preso. A memoria. Ma che roba! Questo qua andava abitato nei pontili e teneva, si vedeva per fissare i cavi. Sì. Lamiera. Lamiera colorata anche. Puttana, si è pesa sta cosa.
Il diavolo. Un catenaccio. Porca miseria. Mo? Sono altre di quelle cose da portare al cestino. Anche bello lungo il catenaccio. Allora, poi qua cosa c'è? Un tappo, pezzo di fil di ferro, alghe, scorie. Questo qua sì che... ma che roba! Va bene ragazzi, oggi non vi saluterò facendomi vedere il mio faccione, ma vi saluto lasciandovi questa splendida vista da riva di Solto sul lago di Iseo. Quella che vedete là davanti, quella terra là davanti è Monte Isola. E questo è quanto. Finalmente siamo riusciti a fare un po' di mind fishing dopo un bel po' di tempo che non riuscivo a uscire. Ed è un'ottima cosa. Abbiamo trovato delle robe molto interessanti, che non ce l'hanno mai capitato, probabilmente non ci capiteranno mai più. Per tutto il resto non posso fare altro che ringraziarvi di essere stati con me oggi. E ci vediamo la prossima settimana. Ciao!